trattamento ambientale in questa città e che è entrata nel processo per omicidio pubblico, colposo, aggravato dalla colpa cosciente e di disastro ambientale. Io lo voglio dire con orgoglio al nome di questa ragazza. Questa ragazza si chiamava Sabrina Castellini. Quella di Torino,
che sta facendo la richiesta, ma non è solo questo, come lui lo dirà meglio come sono le cose. Le varie domande inevase da parte dei lavoratori che sono arrivati con delle sentenze, che hanno bisogno di chiarimenti, di spiegazioni, eccetera. Noi questa cosa qua ci assumiamo la responsabilità, visto che non lo fa nessuno, di diventare punto di riferimento per quanto riguarda la raccolta di queste cose, e l'avvocato Bonanni coordinerà il lavoro di questi nostri avvocati che gratuitamente stanno facendo questo lavoro, signor Sindaco, lo stanno facendo da anni, gratuitamente, scuola, al nome, e avremo caruso, eccetera. Però, come dire, è come Davide che combatte Golia. Il riconoscimento della parte civile in questo processo è stato come Davide che ha battuto Golia, il famoso gigante, in questo caso il cane assenziano. Troppi silenzi, allora dobbiamo rompere questi silenzi. Allora noi da oggi, insieme a Pugliano, insieme al professore Prati, il professore Prati che parlerà dopo di me, non parlerà solo come vicepresidente della provincia, ma come direttore della clinica e di chirurgia oncologica della Fondazione Tommaso Camperella, proprio sul mesotelioma del peritoneo, che è quella malattia che ha colpito Sabrina, e chissà quante altre persone, mi auguro di no, possono essere. Per non parlare poi le altre cose, le affrontiamo, le affrontiamo nei lavori istituzionali, se dobbiamo gridare, gridiamo, se dobbiamo battere i pugni, li facciamo. Ma ogni cosa ha un suo momento. Oggi è il momento della grande unità, oggi è un momento in cui si fa un passo avanti e non senza guardare indietro, un passo avanti insieme per le persone. Io per esempio alla Regione Calabria, all'assessore Pugliano, chiedo. E ha ragione lui quando dice che la Regione Calabria non era stata individuata dal giudice Giulio Ambrosio come parte offesa. Eppure la Regione si è costituita, ma la Regione non è interessata. Io so che è stato l'assessore Pugliano a insistere nei confronti della Regione affinché l'avvocato Bullo presentasse la cosa di parte civile. Così come il Ministero, che io voglio essere chiaro, far nome per nome, perché se no non ci capiamo. Allora, il Ministero non è un ente astratto, il Ministero è Roma, molto probabilmente saranno migliaia e migliaia di cose, però, santo Dio, come ha fatto Giuliano in quanto per un giorno a insistere? E la stessa cosa poteva fare Torino Bianchi, come vedo che è il suo i rappresentanti no, di questo territorio. Finché si costruisse la parte civile saremmo stati più forti. Come vedete, il nostro non è un ragionamento di parte, di strumentalizzazione. Io do atto alla regione, io do atto alla provincia, al comune, però non possiamo tacere sulle altre cose. Se qualcuno non ha dei siti di indirizzo ministeriale, è qualcuno ha delle responsabilità. Poco fa si ricordava il ruolo di Mariella Mai. Mariella Mai è consigliere provinciale, è nel collegio di Isola, va bene? Mariella Mai non sta tenendo gli interessi esclusivamente di quel collegio, sta collaborando con il professor Prati, con Morgan, eccetera, con l'ASP, finalmente per il registro di tumori, per creare questo osservatorio epidemiologico e fare questi screening di massa, eccetera, eccetera. Beh, voglio dire, arrivato a un certo punto, tutte queste energie noi le dobbiamo mettere insieme, le dobbiamo mettere insieme e fare questo passo in avanti. Il mio non voleva essere un intervento scientifico, né voleva essere un intervento, come dire, di quelli da passarelle, eccetera. Intanto ho detto le cose senza diplomazia. Però voglio concludere questo intervento con una lettera che noi abbiamo messo nel libro bianco, perché tutto parte da questa comunità. I lavoratori della Pertusola lo sanno, che c'era il cosiddetto libro delle consegne, no? Che si facevano la turna, eccetera. E il 6 settembre del 95, il turno di notte, sono tante, ha lasciato queste consegne. Io ogni volta che le leggo, le leggo veramente, mi viene la pelle d'oca. Questo lavoratore scriveva, è veramente vergognoso, tenete presente che la bianca era già corretta da 91, no? 6 settembre 95, è veramente vergognoso, nell'anno 1995, mese di settembre, che si debba continuare a lavorare privi di ossigeno, ma con tanti gas provenienti dai forni con la sal 2040 che privano noi poveri disgraziati di qualche anno di vita in più. Con questo noi preghiamo il Padre Eterno, con il suo delegato, Gabriele Tarco Tecnici,
di prendere provvedimenti a migliorare la qualità delle aspirazioni fumide sui tetti forni, augurandoci che discenda dal cielo dagli uffici posti in alto una grazia divina. Non chiediamo aria asilare, ma almeno aria respirabile. E poi facciamo un accenno al tappeto che è stato messo in fusione, tappeto di cemento e amianto, là dove c'è la fusione, e dove dice molto molto bene il nuovo tappeto di polvere che ci è stato regalato, però sappiamo che i tappeti vanno puliti, almeno per vivere qualche anno in più. Ecco, questa è una testimonianza diretta di un lavoratore che mentre lasciava il turno di notte, dopo aver lavorato 8 ore di notte, per rendere più ricca questa città, veniva trattato in questo modo. E il capo servizio gli rispondeva e gli diceva: sì, hai ragione, ma non scrivere più queste cose, non le scrivere più, perché questo registro può essere sottoposto a ispezione, quindi non le scrivere più queste cose. Allora, noi abbiamo rotto un silenzio. Ieri si poteva parlare del lavoratore della pertusola, dell'enica o della cellulosa. Oggi si può ammalare chiunque, perché queste fabbriche sono in giro più da morte che da vita. E allora noi mettiamo a disposizione tutta la città, delle istituzioni, in maniera unitaria, senza polemiche, senza nessun tipo di rivendicazione di primogenitura. Noi siamo molto, come dire, abbiamo una grande unità che ci caratterizza. E infatti non è un caso che